Benvenuti al grande teatro dell'isola che non c'è. La storia di oggi si intitola I sei corvi. Valle, ai piedi delle colline Balamadur, un contadino coltivava un campo di grano. La terra era fertile e le piogge primaverili erano state gentili. La vita avrebbe potuto essere buona e felice se non fosse stato per sei corvi chiassosi che avevano fatto il nido su un albero vicino. Cra! Cra! I corvi non aspettavano nemmeno che il grano fosse maturo per scendere in picchiata e beccare i chicchi ancora morbidi. Cra! Cra! Il contadino cercava di scacciarli. Ma non appena rientrava nella sua capanna, i corvi tornavano. Disperato, costruì uno spaventapasseri. Quando i corvi videro lo spaventapasseri stagliarsi in mezzo alle spighe agitando il bastone, si spaventarono moltissimo. Si riunirono sull'albero e si interrogarono sul da farsi. Dobbiamo mandar via quella cosa! Ma come? Cra! Diamo fuoco al campo! Gridò uno dei corvi. Ma significherebbe bruciare il nostro grano! Obiettarono gli altri. Furono proposte molte soluzioni e alla fine si decise di costruire un feroce aquilone. Raccolsero corteccia e foglie secche e realizzarono un uccello terribile e spaventoso. Il mattino dopo fecero volare l'aquilone sopra il campo. Lo spaventapasseri rimase immobile. Il contadino si spaventò invece moltissimo. Si precipitò nella sua capanna e chiuse la porta. «Devo costruire uno spaventapasseri ancora più terrificante!» si disse. E presto una figura gigantesca che brandiva due spade si stagliò sopra le spighe. La sua bocca era piegata in un ghigno terribile. Questo dovrebbe funzionare, disse il contadino. E invece, quando i corvi videro quella nuova minaccia, raccolsero ancora più corteccia e più foglie e costruirono un aquilone ancora più grande e più feroce. Volarono sopra il campo, avanti e indietro. Il contadino era talmente spaventato che non osava più uscire dalla sua capanna. Dal suo nido, in un vecchio tronco, una civetta osservava quell'andirivieni. Scosse la testa e rifletté. Io non so chi sia il più sciocco, o i corvi o il contadino. Quando poi si accorse che il grano stava appassendo perché nessuno se ne occupava più, decise di andare a parlare con il contadino. Perché non fate pace tu e i corvi? Chiese. È troppo tardi ormai, rispose il contadino arrabbiato. Ma non è mai troppo tardi per sistemare le cose, disse la civetta. Dopodiché andò a parlare anche con i corvi. Che cosa possiamo fare?
chiese uno di loro, molto turbato, dopo aver scoperto che il grano era in pericolo. Parlatevi e sistemate le cose, rispose la civetta. Le parole possono fare magie. I corvi e il contadino accettarono di incontrarsi all'albero della civetta e sotto il suo sguardo attento parlarono e parlarono, prima con rabbia, poi con ragionevolezza e alla fine come vecchi amici. Devo confessare che mi manca il vostro allegro gracchiare, disse il contadino. E a noi manca il tuo grano, risposero i corvi. Poco dopo stavano ridendo insieme. Dobbiamo ringraziare la civetta, disse il contadino. Ma dove è andata? Il suo nido era vuoto, così la cercarono dappertutto. Andarono fino al campo. Lo spaventapasseri era al proprio posto, eppure era cambiato qualcosa. L'espressione feroce si era trasformata in un sorriso felice. E la civetta era lì, posata proprio sul braccio gigantesco dello spaventapasseri. Ma che cosa è successo? Chiesero tutti quanti. Magia! Rispose la civetta. Bene, bambini, e ora che ne dite? Proviamo anche noi a costruire il nostro spaventapasseri. Felice, però! Venite con me! Per costruire uno spaventapasseri casalingo occorrono un cucchiaio di legno, di quelli della minestra, due bastoncini, di quelli che vi rimangono dopo che avete mangiato i ghiaccioli, oppure due cannucce o anche due semplici rametti, una forbice, una matita, dello scotch e poi tutto quello che vi stimola la fantasia per fare i vestiti del vostro spaventapasseri. Stoffe, cartoncini colorati, carta igienica, spago e ancora, ancora, ancora. Bene bambini, come abbiamo visto, per costruire il nostro spaventapasseri la cosa più importante che vi serve è un bellissimo cucchiaio di legno da cucina, per cui chiedete alla mamma o al papà di regalarvene uno. Per avere il nostro spaventapasseri, la prima cosa da fare è costruire le sue braccia. E per farlo abbiamo diverse opzioni, diverse possibilità. Le braccia dello spaventapasseri potremmo costruirle ad esempio con bastoncini dei ghiaccioli, oppure delle semplici cannucce, oppure ancora dei semplici bastoncini di legno. Magari se avete il balcone o il giardino sarà facile procurarveli. Quando avrete trovato le vostre braccia, prendete lo scotch. Basterà semplicemente un pezzettino. Metterete le due braccia, una da una parte e una dall'altra, in questo modo, e ci avvolgerete attorno lo scotch, in modo tale che rimangano il più ferme possibile, più o meno in questo modo. Ecco qua, vedete? A questo punto potete riprendere il vostro cucchiaio di legno e sempre con dello scotch potete avvolgere le braccia in modo tale che rimangano ferme. Ora passiamo ai vestiti del nostro spaventapasseri. E qui dovete farvi prendere dalla fantasia. Io personalmente il mio spaventapasseri l'ho fatto così. Ho disegnato i vestiti con del cartoncino colorato, ho utilizzato un pezzettino di stoffa avanzata per fargli una bella sciarpina e i capelli sono dello spago attaccato con dello scotch.
ma voi potreste decidere di fare i vestiti del vostro spaventapasseri con tutto quello che volete. Ad esempio, potreste fare uno spaventapasseri mummia e avvolgere il vostro fantastico cucchiaio di legno tutto nella carta igienica. Oppure potreste fare uno spaventapasseri astronauta e allora potete avvolgerlo tutto nella carta argentata. E i capelli potete farli come volete, con la lana, con lo spago, oppure potete disegnare su un cartoncino e poi colorarli. Comunque venga, il vostro spaventapasseri sarà bellissimo e non farà paura, ma farà sorridere tutti quanti, compresi i corvi. Se avete un giardino, un balcone o anche soltanto un vasetto di qualche piantina, potete mettercelo dentro e farà allegria a tutti quanti. Bene bambini, ci vediamo presto! Ciao e grazie!